Buongiorno a tutti, questo qui è l'ultimo incontro dell'Amgen Teach Distance Learning Events. Abbiamo due colleghi, no, due gruppi di colleghi dalla Puglia e dalla Toscana. Iniziamo con Isabella Marini, la prima collega dalla Toscana. Prego, Isabella. Non so se Anna voleva fare una piccola introduzione. Anna Volevo, Pascucci. no, saluto tutti. In genere abbiamo cominciato un po' più tardi, 5 minuti in più. Questa volta, siccome insomma, ci sono più relatori, iniziamo puntuali alle 17. Quindi, come sapete, c'è Isabella, Anna, poi ci sarà il gruppo pugliese con Gabriella È andato Colapice. via. Andata via cosa? Pronto? È andata via un attimo la tua voce. Vabbè, comunque, insomma, c'è il gruppo Pisano e il gruppo Pugliese, quindi non rubo altro tempo e passo la parola a Isabella. Va bene. Allora, saluto tutti i colleghi, gli amici con cui ci si conosce da tantissimi anni, anche tutti nuovi perché ho visto nella lista le altre volte che c'erano questi incontri, che ci sono tanti nomi che non conosco e sono contenta di questo perché l'ANISN ha sempre bisogno di nuove forze. Allora, l'intervento che faremo noi del centro di Pisa si articola in tre parti. Prima farò delle brevissime riflessioni sulla DAD io, e poi ci sarà Vanna che interviene con un percorso sulla scuola media e io faccio una sorta di ideale prosecuzione con una partenza sulla scuola superiore. Se avete visto il programma di questa iniziativa era molto ampio, si va da vecchi percorsi SID che sono stati rivisti in funzione di una possibile didattica a distanza, ci sono nuove proposte, argomenti di attualità che possono poi servire da stimolo e anche diciamo essere utilizzati nelle scuole. E poi ci sono state tante riflessioni sulla didattica a distanza. Noi di Pisa abbiamo scelto come un tema che è ipercurricolare, perché è l'introduzione alla genetica mendeliana e che vedrete una parte per la scuola secondaria di primo grado e io farò quella di secondo grado. E poi adesso qualche minuto di riflessioni sulla didattica a distanza. Da un punto di vista un pochino particolare, perché io quest'anno, da settembre, sono stata distaccata dall'insegnamento. Io insegno, per chi non mi conosce, in un liceo scientifico qui a Pisa. Sono stata distaccata dal Ministero per far parte di quel drappello di 120 insegnanti a livello nazionale che fanno parte delle equipe formative territoriali, che hanno una dimensione regionale e una nazionale. Che fanno parte questa figura qui è una figura nuova che però era prevista nel Piano Nazionale Scuola Digitale, che penso conoscerete tutti benissimo. Per cui io mi sono ritrovata a vivere la DAD non da insegnante per far lezione ai miei alunni, ma per dare una mano ai miei colleghi della Toscana. Noi dell'equipe formativa territoriale siamo stati scelti proprio dal Ministero come docenti esperti per supportare la formazione e accompagnare la formazione degli insegnanti proprio sull'innovazione didattica, quindi fatta anche con le tecnologie, ma soprattutto a livello metodologico. Avevamo iniziato a fare tutto un programma, sapete, all'inizio la figura era nuova, c'era da organizzare tante cose, quindi i primi 2 mesi sono passati studiando e facendo alcune cose con il Ministero. Poi abbiamo fatto una piattaforma con l'USR Toscana a cui le scuole che volevano potevano chiedere il nostro intervento. Abbiamo quindi cominciato a progettare interventi all'interno delle scuole. Poi, siccome era arrivato Natale, si è detto si aspettava la fine del quadrimestre, e poi sapete tutti quello che è successo. Il grosso delle iniziative sono rimaste congelate, ora vedremo di portarle avanti il prossimo anno. Una cosa che siamo riusciti a fare è stato questo hackathon insieme ai colleghi dell'equipe formativa della Campania
per chiedere, far fare ai ragazzi qualche ipotesi su come si ritorna a scuola a settembre e cosa ci doveva essere. Ecco, vi ho portato questo esempio perché questo nuovo ruolo per me è stata un'occasione per imparare un sacco di cose. Veramente, è un mondo che non solo a livello tecnologico, ma un mondo molto largo, tanto che se qualcuno un anno fa mi avesse chiesto cos'era un hackathon non avrei saputo rispondergli. Poi l'emergenza sanitaria è diventata emergenza formativa, quindi noi ci siamo bloccati con tutti i progetti sul metodo e ci siamo messi ad aiutare le persone a imparare la G Suite. In Toscana quasi tutte le scuole hanno adottato la G Suite. E ci siamo messi quindi a fare questo lavoro più di supporto tecnologico, però d'altra parte in quelle condizioni non c'era possibilità di fare altro. E poi abbiamo cominciato a supportarli anche quando avevano bisogno di qualcos'altro. Apro una parentesi, la scuola è una delle istituzioni che ha lavorato tantissimo, non si è mai fermata, però gli insegnanti, grazie, mi pare che gliel'abbiano detto in pochi. E ora arrivo a farvi un piccolo riassunto delle mie impressioni su questa grande sperimentazione che c'è stata. Perché una delle cose che ci dissero al Ministero a ottobre, quando ci fecero la prima formazione, era che il Piano Nazionale Scuola Digitale stava procedendo troppo lentamente rispetto a quelli che erano i tempi stabiliti. Beh, devo dire che il virus le ha dato una bella mano perché tutta la parte che riguardava la formazione tecnologica è stata fatta ampiamente in questi 3 mesi, poi c'è da sistemare, però le persone ormai non sono più le stesse di 5 mesi fa. Quindi da questo punto di vista si può veramente cominciare a fare qualcosa di nuovo. Cosa mi dicevano i colleghi? Ora in conclusione, perché io gli ho chiesto spesso ma le impressioni, cosa faresti, di cosa avresti bisogno, eccetera. Allora, l'ansia, diciamo, tecnologica gli è passata quasi a tutti. All'inizio tutti avevano tanta paura della gestione di tutta questa tecnologia. Hanno scoperto tanti strumenti che possono essere utili, non solo nella didattica a distanza o in quella ibrida che dovrebbe venire forse a settembre, ma anche per la didattica in presenza. Poi hanno visto che la lezione tradizionale non funziona assolutamente e quindi hanno molti cominciato a rivedere anche il modo in cui insegnavano nelle lezioni in presenza. Hanno visto che i tempi della didattica a distanza sono tutti diversi e hanno bisogno di metodi. Cioè non hanno, a questo punto non hanno più problemi tecnologici, quasi più diciamo, però hanno problemi di metodo. E penso che noi con la nostra esperienza sull'inquiry, su questa didattica aperta, che poi sono tutte le didattiche aperte, quelle che la didattica per sfide, la flipped o la combinazione anche, sono queste che sono vincenti in questa situazione. Quindi penso che potremmo dare un supporto importante ai colleghi. Vi lascio con questa ultima considerazione. Nella scuola fino ad ora si è usato come tecnologia prevalente il libro, che impone una sorta di pensiero, modo di pensare lineare. Invece, con queste tecnologie abbiamo cominciato a pensare in modo diverso, in modo più reticolare, che è il mondo, diciamo, è l'ecosistema tecnologico in cui vivono i nostri alunni. Io ora mi sto studiando tutta la gamification, che è veramente molto interessante, e Paul G, che è questo libro che sto leggendo ora, che è come un videogioco, si intitola, fa questa riflessione e dice: un ottimo modo per far sembrare qualcuno stupido è chiedergli di imparare a pensare in termini di parole e astrazioni che non possa ricondurre utilmente a immagini o situazioni che appartengano alla sua esperienza corporea del mondo. È quanto facciamo regolarmente a scuola. Ora mi fermo, mi dispiace che non ci sia il tempo per le riflessioni e i commenti e un pochino di discussione, poi magari ci saranno altre occasioni. Ora lascio la parola, carico
la presentazione di Vanna e lascio la parola a lei. Share document. Eccola qua. Buonasera a tutti, io sono Vanna, chi mi conosce sa che sono tesoriera dell'ANISL, però diciamo che ho lavorato molto anche come formatrice e ho fatto per 42 anni la docente. In questo breve percorso che vi presento, io vi voglio dimostrare non tanto il contenuto scientifico, ma un metodo che durante i miei anni di docenza è risultato valido per quanto concerne il percorso sulla genetica. In alto, come vedete, c'è la copertina del mio libro che è stato pubblicato nel 2010. L'ho potuta mettere perché in questo momento ha finito di essere stampato, perché forse quando è uscito nel 2010 l'inquiring e il problem solving erano ancora dei sogni. Quindi, prendendo proprio spunto da ciò che io avevo scritto insieme a Isabella e altri collaboratori nel libro, vi presento questo percorso. È chiaro che il percorso di genetica nella scuola media non è semplice. Io ho avuto fortuna che nel mio insegnamento ho avuto sempre delle classi, diciamo, molto buone, avendo l'insegnamento in una scuola centrale di Pisa. Però l'argomento non è assolutamente semplice, perché chiaramente anche il più semplice passaggio richiede un processo di astrazione, in quanto non c'è niente da poter sperimentare, quindi l'unica cosa è cercare di creare dei modelli oppure di semplificare. Scusate, ma sta slittando da sé. Vabbè, adesso cerco di bloccare. E cercare più che altro di fare raggiungere ai ragazzi il concetto attraverso la realtà che li circonda. Per cui il mio percorso inizia dalla classe. Siamo in classe e facciamo un lavoro di osservazione. In questa diapositiva io vi ho messo una storia che potrebbe essere utilizzata se magari il procedimento viene applicato in una classe che già ha dei prerequisiti. Però io il mio percorso iniziava proprio da una scheda dove, come vedete, si chiedeva ai ragazzi di suddividersi in piccoli gruppi e di osservare e scrivere l'aspetto fisico e l'aspetto caratteriale di alcuni amici. Dopodiché si discuteva sui risultati. Ogni gruppo cercava di leggere la propria descrizione e poi si cominciava a raccogliere i dati suddividendo l'osservazione in caratteri fisici e caratteri della personalità. Perché io partivo da questo punto? Perché era qualcosa di concreto che i ragazzi vedevano e osservavano. Per cui, come prerequisito, la distinzione tra caratteri fisici e caratteri della personalità esisteva già nei ragazzi di 12-13 anni. Successivamente, il momento importante avveniva nell'osservazione di queste descrizioni. Per cui, come vedete, attraverso domande cercavo di guidare i ragazzi a vedere innanzitutto la differenza fra quei caratteri che erano stati manifestati in maniera omogenea in tutte le descrizioni e quelli invece che non lo erano stati. Per cui se Paolo aveva gli occhi azzurri per Elena, sicuramente aveva gli occhi azzurri anche per Simone, mentre per quanto riguardava la personalità,
Magari un alunno poteva essere simpatico a Paolo, però poteva essere antipatico ad Andrea. Quindi ragionando, facendo discutere i ragazzi su questi aspetti, si veniva al concetto di una descrizione oggettiva e di una descrizione soggettiva. Per cui, mentre il carattere, l'apprezzamento del carattere poteva cambiare da alunno ad alunno, l'apprezzamento dei caratteri fisici assolutamente era uguale per tutti. Pertanto, veniva fuori il discorso che questi caratteri, cioè i caratteri somatici, sono un'espressione oggettiva nella descrizione, per cui già avevano acquisito l'oggettività nella loro descrizione. Dopodiché si poteva passare a classificare i caratteri fisici in caratteri misurabili e non misurabili, i caratteri che cambiavano nel tempo e i caratteri che non cambiavano nel tempo. Come vedete, prima di passare oltre, cercavo di farli lavorare molto su questo aspetto, che poi è un po' il concetto base di quello che porterà alla regolarità e alla ereditarietà. Una volta raccolto tutti questi dati e quindi finite le discussioni, allora proseguivo e mostravo ai ragazzi alcuni dei caratteri, sottolineando che questi che io dimostravo erano solo una piccola parte dei caratteri oggettivi che potevamo rilevare in una persona. Dopo aver mostrato questo, e quindi cominciava l'interesse, la motivazione, ma guarda, io arrotolo la lingua, te non la arrotoli, io ho la fossetta nel mento, te no. E sinceramente devo dire che è sempre stato un argomento molto motivante per gli alunni e molto interessante, pur essendo poi alla fine abbastanza difficile. A questo punto però bisognava, ed era importante, dare subito una premessa, di fare confrontare i caratteri tipo l'arrotolamento della lingua o tipo la fossetta del mento con il colore degli occhi. Ebbene, qui ci voleva un po' di discussione e venivano fuori tante osservazioni. Logicamente l'insegnante è quella che fa finta di guidare, di far raggiungere ai ragazzi la conclusione. Perché dico che fa finta? Perché deve solo guidarli ad arrivare alla conclusione giusta, cioè a quale conclusione? Che tutto sommato un carattere può avere o solo due risposte, quindi sì o no, come l'arrotolamento della lingua o l'attaccatura dei capelli, però altri caratteri, tipo il colore degli occhi, non può essere solo sì e no, in quanto esiste una scala di colori. Perché era importante questa riflessione? Non tanto per questa prima parte del percorso, ma successivamente quando, studiando Mendel, si rendevano conto che Mendel aveva scelto un carattere che era o sì o no, o verde o giallo. Perché questo? Perché era molto più semplice fare l'esperienza nel suo orto. Per cui, pur fare evidenziare dobbiamo far evidenziare una certa regolarità anche negli occhi, però sicuramente è un aspetto più difficile da studiare. Una volta che mi rendevo conto che i ragazzi avevano acquisito bene il discorso di questo elemento somatico, allora si passava a presentare ai ragazzi questa scheda. È una scheda che, per esempio, se io vado in Padlet, può essere compilata online. Se io vado, e qui vado tranquillamente in Google, la scheda è stata proprio preparata per essere compilata online, in modo tale che ognuno dei ragazzi
scritto il nome, poteva poi compilarla scegliendo il genere, gli occhi, che chiaramente in questo momento sono stati riassunti nei tre colori principali, cioè o marrone, o verde, o azzurri, poi il colore dei capelli, la lingua, il lobo dell'orecchio, attaccato o non attaccato, il menta, e chiaramente, come vedete, in ogni domanda c'è sempre una figura, perché nella classe ci possono essere anche dei ragazzi disabili o dei ragazzi dislessici, e quindi vedendo la figura facilita la risposta. Come vedete, quindi, una volta compilata online questa domanda, si poteva andare in Padre e lì raccogliere i dati, oppure semplicemente stampare e divulgare a tutti i ragazzi il file Excel che veniva fuori dalla raccolta dei dati. Abbiamo a questo punto scoperto che in conclusione veniva fuori una serie di lettere, dove ogni lettera era il simbolo della risposta di quel carattere. Quindi, per fare un esempio, diciamo reale, questi sono nove serie di caratteri, e a questo punto, come vedete, io non ho ancora espresso in un linguaggio scientifico che cosa hanno trovato i ragazzi, perché non è tanto la parola scientifica, quanto invece il concetto che devono acquisire. Per cui si dovrebbe lavorare anche dal punto di vista matematico su questa serie di simboli, in modo che loro possano vedere che cosa, che non c'è neppure una serie di simboli uguali, per esempio, oppure alcuni differiscono solo per uno o due caratteri. Dopo la discussione che doveva avvenire in gruppo, ogni gruppo era chiamato ad esprimere le loro osservazioni. Chiaramente l'osservazione più frequente era quella che non esisteva un alunno che avesse una serie di simboli uguale, per cui ogni organismo era unico. A questo punto era il momento in cui il docente interviene, è il momento in cui il docente interviene cercando di concettualizzare il concetto di codice somatico, e che tutte quelle caratteristiche che si manifestano nell'organismo non è altro che quello che si chiama il fenotipo. Per cui, come vedete, attraverso la discussione e la rielaborazione di questi dati arrivavano a un concetto fondamentale, perché il codice somatico è alla base di tutta poi quella che è la genetica mendeliana. Si poteva fare su questa tabella molte attività di statistica, e fra tutte le attività di statistica, la moda, la media, la mediana, molto importante era far calcolare la frequenza. Perché era molto importante? Glielo facevo scoprire con questo problema. Cioè, come vedete, ogni step io l'aprivo, pur essendo 10-15 anni fa, perché ormai dal 2010 che sono in pensione, io usavo quello che a quei tempi si chiamava problem solving. Cioè, io facevo sempre partire gli alunni da un problema e loro stessi dovevano crearsi il concetto. Per cui il problema che io presentavo era questo: i tre tipi di falene tigri che differivano per il numero delle macchie presenti sulle ali, e quindi facevo calcolare la frequenza dandogli dei dati, cioè su una popolazione di 497 falene sono stati trovati 452 tipi A, 43 tipi B, 43 tipi C. Qual era la frequenza? Quindi loro, a quel punto, avendola già trovata precedentemente la formula, li
calcolavano e veniva fuori, chiaramente anche guardando semplicemente i dati, che la specie più frequente era di tipo A. Però fino a questo punto non era ancora emersa l'importanza dello studio della frequenza. Pertanto io gli ponevo la seconda domanda. Se dopo 30 anni si dovesse trovare che la falena di tipo A ha una frequenza pari a 0,45, che sarebbe la metà di quella precedente, che cosa si potrebbe ipotizzare? Quindi i gruppetti di lavoro dei ragazzi si mettevano a discutere e cercavano di ipotizzare il perché di questo fatto. Alla fine chi diceva forse perché di tipo A sono morte perché avevano più freddo oppure perché ci sono stati dei cambiamenti. Quindi però veniva fuori il discorso che studiando la frequenza io potevo chiedermi il perché della variabilità delle specie. Tutto sommato avveniva proprio un cambiamento del codice, dei caratteri somatici. E quindi a questo punto si potrebbe aprire il discorso che poi si completerà quando si parlerà anche delle leggi di Mendel e della eredità dei caratteri. Si potrebbe cominciare a dire, bene, questo è molto importante, sì, per le specie, diamine, è importantissimo, però è molto importante anche per lo studio delle malattie genetiche, per poter poi intervenire sugli elementi che, diciamo, le stimolano e le producono. A questo punto i ragazzi avevano acquisito il concetto di elemento di carattere somatico, il concetto di codice somatico, il concetto di variabilità dei codici, variabilità delle specie. Per cui si poté, per confermare e potenziare questa loro conclusione, chiaramente loro nel senso degli insegnanti cercava solo di aiutarli, però le discussioni dovevano avvenire nel gruppo, si doveva scrivere tutte le ipotesi e quindi socializzarle, si poteva passare all'analisi del carattere di un carattere o il peso dei semi, oppure noi ci venne l'idea insieme a Isabella di fare studiare, di far osservare i semi di girasole, che sono semi particolari perché sono abbastanza grossi e possono presentare delle strisce oppure non possono presentare delle strisce. Dividendo la classe in piccoli gruppi, oppure se si lavora a distanza, fornendo agli alunni un gruppetto di semi di girasole, dando, e questo è importante, delle istruzioni chiare in modo da avere risposte corrette, quindi è chiaro che dovevano contare le strisce, diciamo quelle cosiddette quasi complete, cioè intere, e si intendeva per intere quelle che superavano la lunghezza della metà del seme. Poi, fra tutti, si raggiungeva almeno un campione di 100, per cui pensate su una classe di 20, diciamo 100 semi, va bene, erano, diciamo, un'analisi su pochi semi e quindi si poteva poi sommare tutti gli. Poi cosa facevamo? Li facevamo preparare delle provette e quindi suddividere, mettere i semi suddivisi in classe di distribuzione. Per esempio, qui c'è da 2, da meno 2 a più 10. A quel punto, cosa vedevano i ragazzi? Che se guardavano la realtà, e per loro era quello l'importante, perché era il loro lavoro, vedevano che era corrispondente quasi perfettamente all'istogramma che venivano ad ottenere rappresentando i loro dati raccolti. Qual era la caratteristica? La caratteristica era una certa regolarità, nel senso che venivano ad essere molto più frequenti i valori medi. E quindi se io vado a unire l'estremità maggiore
di queste canne d'organo, di questo istogramma, io ottengo una campana gaussiana. La stessa la ottengono, diciamo, in concreto, proprio analizzando il loro risultato. Questo mi faceva capire che c'era molta regolarità nella distribuzione dei caratteri. Lo stesso risultato era stato precedentemente, tanti anni fa, ottenuto facendo l'analisi del carattere dell'altezza di un gruppo di soldati, come pure facendo l'analisi del peso dei semi, la regolarità si mantiene. E questo era importante, già perché si poteva introdurre il discorso che i caratteri si distribuivano con una certa regolarità. Quindi ci si avvicinava al concetto fondamentale di regolarità e quindi ereditarietà. A questo punto i ragazzi erano a conoscenza di tanti concetti, per cui era stato completato, secondo il mio punto di vista, la premessa a quella che poi sarà la genetica mendeliana. L'ultima diapositiva che vi presento era proprio il passaggio fra quelli che erano i caratteri, cioè la premessa al percorso, e quello che invece poi doveva seguire. Cioè, i caratteri avevano scoperto che ogni individuo era unico, non era raro, che c'era una regolarità nella distribuzione e nella frequenza dei caratteri. A questo punto si poteva, per concludere questa parte e dare poi la motivazione a continuare l'argomento, presentare la famiglia di cosiddetto Carlo, e analizzare un carattere, una malattia, il daltonismo. Chiaramente per affrontare questo passaggio dovevano già avere il concetto di albero genealogico, però l'albero genealogico lo sappiamo, perlomeno io già in prima, quando facevamo la classificazione delle specie, io già da lì li facevo usare molto. A questo punto chiedevamo di osservare questo, che cosa scoprivano? Che non solo che la frequenza è regolare, che il carattere somatico è unico, che però un carattere somatico può essere non presente in una generazione, ma si può presentare nella generazione successiva. E quindi comprendere che ci potrebbe essere una ereditarietà del carattere. E da qui si partiva poi con le esperienze, logicamente, di Mendel, rendendole più semplici possibile. Era difficile in una classe terza arrivare a mettere in parallelo la genetica mendeliana con poi cioè passare da fenotipo a genotipo. Io in genere ci sono riuscita perché avevo la fortuna di lavorare in una scuola di eccellenza di Pisa, dove, diciamo, le classi avevano una certa potenzialità. Però non sempre è facile proprio farli arrivare al concetto di genotipo. Per cui già averli portati a questi concetti, secondo me, per un ragazzo di 13 anni è già un bel passo avanti. Adesso lascio la parola a Isabella, che invece si rivolgerà agli alunni del superiore. Ciao a tutti e grazie dell'attenzione.
di quello che vi ha presentato Vanna, anche per organizzare le attività eventualmente anche a distanza con i ragazzi. Come vi ha detto Vanna, anch'io quest'anno, lei non l'ha fatta didattica a distanza perché non insegna più e io quest'anno non ho insegnato e quindi anch'io non l'ho fatta, non ho fatto questo bel esperimentone che avete fatto tutti. E sono partita anch'io, sempre lo stesso argomento, su una cosa antica. Se vedete qui c'è di nuova secondaria, nel 2007 io e Enrico Pappalettere, che le persone più di esperienza dell'ANISN penso che ricordino sicuramente, scrivemmo proprio un piccolo lavoro, un'unità di apprendimento sulla genetica mendeliana, dove facevamo un po' di considerazioni di tipo storico-epistemologico. Per un insegnamento significativo di questi concetti alla scuola secondaria. Ora, siccome noi lavoriamo sull'inquiry, c'è questo discorso della didattica a distanza, allora io mi sono un pochino messa a riflettere su come certi concetti che portati con una didattica di tipo che era già innovativo allora, non era che facevamo la lezione trasmissiva neanche allora. Rivederla in chiave dell'inquiry. Apro una piccola parentesi perché noi spesso utilizziamo il termine IBS. Per me il termine IBS e inquiry ormai non sono più sinonimi da un bel po'. Da quando ho fatto il progetto Erasmus e ho avuto a che fare con dei colleghi universitari che stavano lavorando sull'IBS da tutta la vita praticamente. Ho visto che l'IBS ha tutta una sua ortodossia, ha tutta una serie di regole e che spesso ci vanno strette a noi queste regole qui. Quindi quella lì è un'etichetta ormai che configura una cosa molto ben precisa che ha 30 anni di vita, mentre invece il termine inquiry è un termine più largo. Infatti, quando abbiamo cominciato a studiare un pochino di più l'IBS per la proposta in classe, se ricordate, le persone dovreste essere tutti esperti di IBS, si parla di livelli di inquiry. Quando si deve presentare ai ragazzi che non sono molto esperti, che è la prima volta che lo fanno, o anche il docente quando è la prima volta che prova a proporlo in classe. E quindi, se andate a vedere l'articolo originale di Bell e Smetana, il termine IBS non esiste. C'è scritto i livelli di inquiry, non i livelli di IBS. Evidentemente anche nella letteratura metodologica sulle strategie didattiche innovative è un termine che consente una maggior libertà. E lo stesso, per esempio, se avete letto l'articolo sul mio percorso su fermenti di vita, sugli enzimi, che era stato fatto appunto sempre in questo Erasmus che abbiamo concluso 2 anni fa. Nella parte introduttiva, dove spiegavo la parte metodologica, io parlavo di coupled inquiry, cioè di un inquiry accoppiato, dove c'era una prima parte più strutturata, quindi il docente che insegna la tecnica, insegna le cose, fa vedere ai ragazzi un certo tipo di fenomeno, poi i ragazzi, mentre lavorano in modo strutturato, cominciano ad avere un sacco di idee su altre cose che possono fare. A quel punto si sono appropriati della tecnica e si può lavorare con un inquiry più aperto. Quindi, e anche lì non si parlava di IBS, in quegli articoli di letteratura lì, si parlava di inquiry. Chiudo la parentesi. Noi docenti siamo sempre, diciamo, in tensione fra queste due cose, l'autenticità di quello che dobbiamo insegnare e l'accessibilità di queste cose, di questi contenuti, di questi concetti, per l'età evolutiva dei ragazzi e per le preconoscenze che hanno i ragazzi. E spesso per rendere le cose molto molto accessibili, alla fine ci si allontana terribilmente dall'autenticità. E questo spesso è quello che succede sui libri di testo. A forza di prendere un concetto, riassumerlo, puoi fare il riassunto del riassunto, puoi fare la sintesi del riassunto del riassunto, alla fine ci si allontana terribilmente.
D'altra parte, con la didattica per competenze, voi sapete, una delle prove di competenza, una delle prove principe è la prova autentica. Quindi questo termine in realtà è una cosa che ci serve molto oggi. Allora, con l'inquiry noi effettivamente diamo molta autenticità alle cose che proponiamo, proprio perché facciamo venire i ragazzi in contatto con i fenomeni, con le cose che sono oggetto di studio. Ora, per quanto riguarda la genetica mendeliana, io ho pensato che la cosa più autentica della genetica mendeliana è il lavoro di Mendel. Quelle 41 pagine in cui sono riassunti 8 anni di lavoro ininterrotto, sono la cosa autentica. E quindi si può fare inquiry andando soltanto a lavorare su un lavoro scientifico, su una letteratura scientifica però vera, quella, il lavoro originale? Beh, secondo me sì, anche perché se diciamo sempre che noi mettiamo i bambini, i ragazzi, nella condizione di essere dei piccoli scienziati, lo scienziato studia tanto, lavora tanto. Tutte voi che avete una laurea scientifica sapete che quando c'era da fare la tesi c'era da leggere tantissimi lavori, perché tutta l'esperienza, il background che hanno fatto gli altri scienziati, la scienza è un'impresa collettiva, è una cosa fondamentale. E andate a prendere ovviamente di prima mano. Quindi fare un lavoro sulla letteratura scientifica quando è possibile, chiaro, in realtà mi fa fare qualcosa che io posso identificare come inquiry. Quando abbiamo fatto il lavoro sui livelli di inquiry, se vi ricordate, si disse perché una cosa sia di inquiry, i ragazzi devono rispondere a una domanda di ricerca, una domanda importante, mediante l'analisi di dati rilevanti. Questi dati noi li possiamo prendere anche dalla letteratura scientifica. Questo è vero per tutto, anche se ci sono delle belle difficoltà se uno va a prendere un articolo di biologia molecolare per proporlo a una quinta. Quindi avrete già capito che la mia proposta per introdurre la genetica mendeliana usa come base di partenza l'articolo di Mendel. E con una premessa che io faccio sempre ai miei ragazzi, io insegno in un liceo scientifico dove non ci sono le scienze applicate, per cui c'è sempre il problema del tempo che vado a rincorrere continuamente. Infatti faccio un sacco di progetti extracurricolari perché almeno il tempo me lo prendo il pomeriggio. E quindi quelle cose che vi ha fatto vedere Vanna, il codice somatico e poi i caratteri che si manifestano in due soli modi o in più modi, la cosa dei semi di girasole, è una cosa che uso anch'io al liceo. Engage. Engage si parte da lo scivolone che fece il MIUR nel gennaio 2019. Quando nella nota ufficiale per l'apertura della settimana scientifica e tecnologica, siccome era l'anniversario della tavola periodica, uno degli argomenti ovviamente era pilota, era la tavola periodica. E vedete, c'era scritto la tavola degli elementi di Mendel, questa sconosciuta, la sistematicità del reale. Appena lo pubblicarono si scatenò subito in rete l'ilarità delle persone perché Mendeleev era stato confuso con Mendel. E devo dire che, insomma, mostrando una non grande conoscenza né dell'uno né dell'altro, penso, a livello ministeriale, e tutto quello che si scatenò con i commenti poi sui social fu quasi peggio. Quindi ci ho riportato un messaggio di Twitter dove ho criptato il nome di un elemento chimico che penso potrete immaginare facilmente, in cui si immaginava uno stizzito Mendeleev offeso per essere stato scambiato con Mendel. Io vorrei sapere
Chi è lo, puntini, puntini, che mi ha confuso con quel monaco con tapiselli di Mendel? Ora, è abbastanza dispregiativa questa considerazione. Ecco, ma e quindi con i ragazzi, ma era davvero un monaco con tapiselli? Cioè, era una figura così sbiadita, così da poco, Mendel? La cosa successiva, e qui diciamo un po' pescato con cose che ho già fatto con i ragazzi, con quei progetti che vi dicevo di Scienza Aldini, quelli che facevamo extracurricolari, ai ragazzi chiedo di fare una ricerca, un po' di materiale vedo io, qualcosa trovate nel Padlet. Mendel, il coltesto e il suo tempo. Cioè, a un gruppo chiedo di fare una ricerca biografica di Mendel, ma una biografia non per sapere come si chiamava il babbo, ma sulla formazione culturale, diciamo, lo spirito del tempo, del contesto particolare che respirava Mendel. E al tuo gruppo invece avevo chiesto di fare una timeline delle scoperte più importanti della biologia dal 1800 al 1900 e di organizzarmela cronologicamente. In più dovevano anche guardare qual era il pensiero dominante di allora, al tempo di Mendel, sull'ereditarietà dei caratteri. Allora, vi riassumo, diciamo, il succo delle loro ricerche. Si pensava che i caratteri si mescolassero, infatti questo se ci pensate anche nel nostro lessico c'è continuamente puro sangue, mezzo sangue, sangue blu, eccetera, che poi avevano visto che Mendel viveva in un contesto che era una regione dell'impero austriaco che oggi è Repubblica Ceca, viveva a Brno, si chiamava Brno allora, era un ragazzo molto bravo, i genitori che non potevano l'avevano mandato a finire di studiare al monastero e l'abate Nap, che era quello che comandava il monastero, l'aveva subito mandato all'Università di Vienna, dove Mendel aveva avuto degli ottimi insegnanti sia di biologia, sia di matematica, sia di fisica. Il suo insegnante di fisica era Doppler, quello dell'effetto Doppler. E non solo, la Moravia, che era la regione di Brno, oggi si chiama, era una regione molto ricca dal punto di vista agricolo e quindi il monastero era un centro sperimentale di miglioramento delle piante di interesse agrario. Quindi c'era anche uno scopo pratico dietro a questi esperimenti di Mendel. Quando si va a vedere la timeline, che io dovetti sfrondare enormemente perché mi avevano portato anche l'anno in cui avevano scoperto il fossile di Archaeopteryx o altre cose, perché i ragazzi quando si mettono a lavorare e si appassionano riescono a fare delle cose straordinarie, dalla timeline tutta che io sfrondai ad hoc, emergeva che il lavoro di Mendel viene 7 anni dopo dall'origine della specie di Darwin, quindi questi due erano coevi, non si incontrarono mai però. Poi si vede anche che la mitosi e la meiosi vengono scoperte dopo Mendel e ancora di più la teoria cromosomica dell'ereditarietà. Si comincia il lavoro sul testo originale. Qui io ho fatto fare un lavoro anche di CLIL ai ragazzi perché ho scelto l'edizione inglese del lavoro di Mendel, nella traduzione di Bateson e poi revisionata poco però successivamente. È un inglese molto scorrevole che si capisce molto bene. Gli ho dato soltanto le prime quattro sezioni perché mi interessava appunto che vedessero le basi e come sceglieva le cose Mendel, perché l'altra cosa importante che viene fuori da queste cose è la natura della scienza e come procede la scienza. E quindi era importante perché poi si leggeva direttamente da quello che era il pensiero di Mendel. Fra l'altro, il
il testo, l'articolo di 40 pagine, non è altro che la trascrizione della relazione orale che lui aveva fatto. Quindi è molto diretto, sicuramente l'avrete letto, è fatto molto bene, è scritto molto bene e comprensibilissimo. Allora, il gruppo 1 che cosa aveva tirato fuori? Ora vi tiro fuori soltanto le cose. Allora, intanto esperimenti con una sola variabile alla volta. Lui infatti inizia con una critica, dice: finora tutti si sono occupati di troppe cose tutte insieme. Io, probabilmente avendo avuto Doppler come maestro, io divento riduzionista in biologia, che è una cosa difficilissima, e mi vado a scovare una cosettina particolare che mi consente, studiando solo quella, quindi applicando il metodo galileano, di andare a vedere se c'è qualche regola, per vederla scoprire. Seconda cosa, comincia a dire che lui vuole andare a trovare delle relazioni statistiche. Quindi la matematica e la biologia cominciano a lavorare insieme. Non è la prima volta, ci sono state diverse occasioni prima del 1866, però con la genetica, la matematica, la statistica serve continuamente, continuamente. Ho riportato qui Harvey, che forse è stato il primo che ha basato la sua idea della circolazione chiusa del sangue proprio facendo tutti i conti con le pompette, con i volumi, eccetera. Poi l'altra cosa che lui anticipa è che sceglierà un organismo e dirà e dice: tutto quello che vedete è confinato a un piccolo gruppo di piante, quindi poi bisognerà vedere se questo è vero per tutti i viventi. E nella seconda parte fa vedere che la scelta è caduta sul pisum sativum. Perché? Perché ha caratteri stabili e riconoscibili e quindi lui ha a disposizione tutti i semi per quelle caratteristiche che gli interessano. Questi semi danno sempre progenie fertile, hanno un ciclo vitale piuttosto breve e si coltivano facilmente. Poi c'è una lunga descrizione del fiore di pisello, che ha una particolarità per cui non può essere, ora non mi sto a dilungare, non può essere fecondato facilmente da polline estranei. E poi c'è uno scollamento temporale fra la maturazione del polline e quella dell'ovulo, che consente di togliere tutto le antere prima che l'ovulo sia maturo, e poi con un pennellino, mettendole da parte, si fanno tutti gli incroci pilotati. Terzo gruppo, allora abbiamo visto la pianta, eccetera, scelta dei caratteri. La scelta dei caratteri ci mette un bel po', la spiega abbastanza approfonditamente, perché lui comincia, dice: io voglio un carattere che si manifesti solo in due modi e completamente distinguibili. Io non voglio, vedete, un more or less, no, o è così o è così. Quindi me lo vado a cercare. E li scelgo con moltissima cura. All'inizio erano una quindicina rimasti e alla fine ci sono i magnifici sette, quelli che troviamo tutti sul libro. Poi comincio a presentare un po' di dati su tutti gli esperimenti che faceva e poi si comincia a porre una questione. Se un incrocio fatto fra una pianta che dona l'ovulo e una che dona il polline, che hanno le due forme diverse del carattere, dipende dalla pianta che dona l'ovulo o dalla pianta che dona il polline. Qui lo vedete, questa è la cosa della serra del monastero di Brno. Io quando feci una gita a Vienna e Praga e ce li portai, ragazzi, non c'era praticamente niente, era quasi chiuso, però c'era ancora in terra tutto il rettangolo di mattoni che delimitava la serra. E invece sul museo c'era scritta questa frase in ceco, Madhava Pridia, che vuol dire: il mio tempo verrà. Perché Mendel, al contrario del suo coevo Darwin, è stato un illustrissimo sconosciuto. Lui è morto e nessuno si era curato del suo lavoro. Infatti l'hanno riscoperto poi dal 1866 nel 1900. Però lui aveva la consapevolezza di aver fatto un bel lavoro, ce l'aveva.
Io sono, sapete, sono anche una musicista. Bach, a Bach è successa la stessa cosa. Bach è morto nel 1750 e fino al 1829, finché Mendelssohn non scoprì la passione secondo Matteo, nessuno lo ascoltava più. E invece Bach nei suoi scritti scriveva: io lo so che sono grande, però sono troppo avanti rispetto agli altri. Chiusa la parentesi musicale. Evidentemente ai grandi succede spesso quello di essere riconosciuti in ritardo. Il gruppo 4, che faceva l'ultima delle cose che avevo chiesto, incrocio tra linee pure. Le linee pure, gli ibridi, quindi, sono tutti uguali. E lui dice: guardate, la regola è che sono tutti uguali, però io vedo che c'è un carattere che assomiglia terribilmente a uno. Forse non ho, ne ho contati, forse ne ho fatti troppo pochi di incroci, però ce n'è uno che è prevalente. Quindi comincia a introdurre il dominante e il recessivo, e qui dice che con tutti gli esperimenti che ha fatto, scambiando la pianta che dona l'ovulo con quella che dona il polline e viceversa, a seconda dei caratteri di linea pura che avevano, era perfettamente indifferente quello che succedeva. E guardate che questa è una perfetta introduzione alla meiosi, non c'è bisogno. In molti libri di testo, una delle critiche che facevamo io e Enrico Pappalettere era che sui libri di testo prima c'è la mitosi e la meiosi e poi c'è Mendel. E Mendel non si capisce, perché i ragazzi devono sentire l'esigenza di trovare qualcosa a cui è legato e che si suddivide in modo uguale. E quindi una volta che hanno letto il lavoro, a parte li ho fatti fermare qui, perché poi dopo ci sono tante altre pagine che sono altrettanto interessanti, però secondo me sono più da chi ha la passione per la storia della scienza e c'ha un pochino di conoscenza più approfondita. Poi che cosa ho fatto? Abbiamo preso i dati di Mendel e abbiamo cominciato a discuterli. Abbiamo cominciato a discuterli alla luce della teoria prevalente che c'era allora. I caratteri si mescolano o no? Gli ibridi autofecondati, cioè, nei libri autofecondati succede una cosa, e ricompare il carattere che sembrava scomparso. Quindi non è vera la teoria della mescolanza, perché se io prendo un barattolo bianco e uno nero, li mescolo e poi il risultato del mescolamento poi lo rimescolo o con il nero o col bianco o con altri grigini fatti, non otterrò mai il nero e il bianco iniziali. Anzi, andrò sempre più verso un mescolamento che mi porta all'uniformità, alla perdita completa della variabilità. E quindi Mendel, con l'analisi di tutti questi dati, lui si è coltivato 29.000 piante di pisello in 8 anni, ha riempito non so quanti mai quaderni, per cui lo poteva sostenere che cambiando il carattere, quello che succedeva era sempre questo. E qui i ragazzi hanno dei dati da interpretare e da discutere. Altra proposta poi alla fine che insomma li ho un pochino spinti su una riflessione dell'importanza del lavoro di Mendel. Beh, se Mendel non avesse visto questa cosa, l'evoluzione darwiniana sarebbe semplicemente stata falsa, perché gli sarebbe mancato l'elemento principe della variabilità su cui la selezione lavora. Quindi c'è questo articolo di Livontin che è pubblicato sul Naturalmente, che vi ho messo nel Padlet, in cui appunto lui spiega come Mendel salvò Darwin e poi spiega anche tutta una serie di altre cose abbastanza gustose su queste due, diciamo, vite di scienziati molto diversi, uno schivo e sconosciuto, quell'altro famosissimo, L'origine delle specie, viene alla prima edizione e finisce subito in pochissimi giorni. E l'articolo di Mendel, Darwin l'hanno trovato nella biblioteca di Darwin ancora da leggere quando morì. E quindi questo è il principio della segregazione di Mendel, quindi la falsità della teoria del mescolamento che avrebbe reso tutto inesorabilmente uguale, è quello che garantisce
la variabilità per l'evoluzione. Quindi ereditarietà e variazione sono due aspetti dello stesso fenomeno. Un'ultima cosa e poi vi lascio, che i miei ragazzi sono, ve l'ho detto, quando si scatenano fanno delle cose stupende, hanno trovato dei gossip sul perché hanno riscoperto il lavoro di Mendel per un discorso di primogenitura fra i due che avevano rifatto gli esperimenti nel Novecento. E che per ora non vi sto a raccontare perché è troppo lungo. Invece è molto interessante quest'altra cosa che mi ha portato un mio alunno. Dice, professoressa, guardi qua, la Food and Drug Administration ha ritirato alcuni kit genetici da fare a casa perché le persone non sono in grado di interpretare correttamente i risultati ed hanno dei comportamenti completamente scorretti. Dice, perché questo? Dice, perché la genetica mendeliana viene insegnata male, viene insegnata superficialmente, cioè, Mendel è quello dei piselli, ah, poi c'è il quadratino, ah sì, facile, questa è la cosa che viene sempre, quasi sempre fuori. E poi il discorso della tendenza a generalizzare. I piselli non sono l'uomo, tanto per incominciare, l'uomo non è neanche il topo, se è per questo. Ma soprattutto dopo aver studiato e letto e visto dall'articolo originale di Mendel come lui aveva scelto oculatamente i caratteri, che quindi quei caratteri erano una rarità, non erano la regola. Invece, siccome poi non si prosegue, non si approfondisce, evidentemente ai ragazzi gli rimane quest'idea. Quindi i misconcetti che hanno trovato nella popolazione sono che collegamento genotipo e fenotipo è deterministico, quindi le persone che hanno quella famosa mutazione, la BRCA1, che dà predisposizione per il tumore al seno, si vanno a fare la mastectomia, perché dicono allora se ce l'ho mi viene subito. Ogni carattere è prodotto da un singolo gene. Qui ci dia il concetto di gene, sul lavoro, sul gene ho tutto un altro tipo di lavoro da fare, poi se ci saranno altre occasioni vedremo ve le racconterò. Ogni genere può esistere solo in due varianti, vedete come tutto è stato estremizzato e tutte le mutazioni provocano forti differenze fenotipiche. Quindi che cosa succede? Che la genetica, che è un pilastro del nostro insegnamento, è curricolarissimo, l'introduzione e il poter andare a leggersi queste cose di prima mano dall'autore vero, invece che leggere riassunte e riviste sintetizzate su un libro di testo, fa venire fuori molte più cose e quindi i ragazzi riescono qui a sviluppare benissimo anche qui in questo modo il pensiero critico. Io mi fermo qui, se avete qualche cosa da chiedere, mi dispiace, lo dovete scrivere sulla chat, il link l'ho già messo e vi saluto e lascio la parola alle colleghe di Bari. Allora, quindi grazie mille a Isabella e grazie mille a Vanna per le vostre presentazioni. La prossima quindi a presentare sarà la prima collega di Bari, ossia Gabriella co Colaprice. Un secondo che metto la presentazione. Ed eccoci Sì, qua. grazie. Prego, Antonella. Grazie, Prego. buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Mi sentite? Sì. Sì, bene. Sì. Allora, saluto tutti. Come Polo Pugliese, presentiamo un percorso di educazione alimentare sostenibile, un lavoro ideato, sperimentato e redatto in team. Da Rosa Roberto, da me, da Antonella Diadela e da Rossella Lupo. E vi riporto i saluti di Rosa Roberto, che in questo momento purtroppo non può essere collegata con noi per un problema tecnico. E quindi i saluti e un augurio di buon lavoro a tutti noi.
E allora, questo percorso si articola su sei attività. Le prime tre attività saranno presentate da me e sono attività che si occupano delle attività di investigazione degli stili di vita a rischio, del condizionamento della pubblicità sulla scelta degli alimenti e sull'impatto ambientale dei cibi. Si continuerà con Rossella Lupo che parlerà degli altri come fanno, cioè piante e animali a confronto, e quali sono le informazioni che le etichette di tutti gli alimenti devono contenere. Si conclude con Antonella Di Avila che parlerà di alimentazione e microbiota umano dell'intestino. Bene, quindi farò una piccola riflessione così per introdurre questo percorso. Da settembre 2020 le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono chiamate ad attuare una ridefinizione del curriculum d'istituto, e questo per l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Quali saranno i criteri per questa ridefinizione del curriculum? Le nuove unità di apprendimento dovranno identificare comportamenti personali, questo per affrontare le sfide del presente e dell'immediato futuro. Le nuove unità di apprendimento dovranno essere un terreno di esercizio concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili. E ci sarà un cambio di paradigma, una svolta. Perché? Perché a partire da quelle che sono delle unità di apprendimento che noi siamo abituati a realizzare, ad ideare, a progettare e poi a realizzare intorno a nuclei tematici che sono ritenuti essenziali, impliciti negli epistemi di ciascuna disciplina, nel nostro caso discipline scientifiche, si dovranno trasformare in unità di apprendimento su nuclei fondanti interdisciplinari, su grandi organizzatori concettuali, su quelle che ci piace chiamare big ideas, allargando lo sguardo sostanzialmente su tre aspetti: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, facendo riferimento preciso ed esplicito ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030 sulla sostenibilità dell'ONU, e sulla cittadinanza digitale per avvalersi consapevolmente, responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Quindi in quest'ottica di ripensamento del curriculum e degli insegnamenti, nessun tema è diventato tanto interdisciplinare e fondante nelle life skills per la crescita formativa della persona quanto quello della sostenibilità del nostro pianeta. Ma perché partire proprio dall'educazione alimentare sostenibile? Ebbene, c'è un legame profondo fra l'uomo, il cibo e il nostro pianeta, che da sempre è stato connesso alla sopravvivenza, alla salute dell'uomo. Ma non solo per questo, mi piace fare riferimento a questa riflessione. Gli animali in genere non impiegano nessun pensiero, nessuna emozione per capire cosa mangiare o meno. Cioè i loro meccanismi istintivi funzionano perfettamente, il loro sistema digestivo è in grado di ricavare da pochi cibi tutto ciò che serve al loro organismo. Ma questo non funziona così nell'essere umano. L'essere umano deve dedicare molto tempo per cercare di capire quali degli innumerevoli cibi offerti dalla natura si possono mangiare senza correre rischi per la sua salute. Da un punto di vista evoluzionistico, questa assenza di specializzazione alimentare ha consentito all'uomo di evolversi, di colonizzare tutti gli habitat della Terra, e si è adattato a tipologie diverse di cibo, ad ambienti molto differenti. Ma ahimè, la produzione di cibo, soprattutto oggi, ha un impatto notevole sul benessere del pianeta, perché sappiamo che l'agricoltura e l'allevamento sono responsabili intanto della produzione di gas ad effetto serra, del sovrasfruttamento delle acque, dell'inquinamento dei suoli e della deforestazione. Siamo ormai ai tre paradossi globali del cibo. Le società più ricche non hanno mai avuto tanto cibo a disposizione come oggi. Ormai nel mondo il numero di persone che si ammala e muore per gli eccessi di cibo, siamo ormai a più di 2 miliardi di persone, è sicuramente maggiore di quello che soffre di fame, 820 milioni di persone. Quindi la domanda è: morire per fame o per obesità? Solo il 47% della produzione mondiale di cereali è destinato all'alimentazione umana, ma un buon 40% è destinato all'alimentazione degli animali, alla produzione di biocarburanti, e allora nutrire persone, animali o auto. E poi c'è il grosso problema dello spreco del cibo. Si parla di 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che sono sprecate ogni anno,
e questo costituisce 4 volte il fabbisogno di cibo per nutrire quegli 820 milioni di persone che soffrono di fame. Quindi, a partire da queste considerazioni, questi sono stati i nostri motivi per la scelta dell'educazione alimentare. Si tratta di una sfida multidimensionale, così come dovrebbe rappresentare una unità di apprendimento. L'alimentazione del futuro appartiene a un cittadino che pensa in modo globale, che sa declinare i suoi gusti, le sue esigenze con la necessità di gestire le risorse per tutti. In pratica, oggi il cibo è il linguaggio che, a nostro parere, può insegnare i valori della cittadinanza globale. Ebbene, questo percorso, quindi di educazione alimentare sostenibile, intende proporre un possibile sviluppo di una unità di apprendimento disciplinare, scientifica, con il percorso IDSE, che cosa succede al cibo che mangiamo, un percorso che conosciamo bene tutti e che, dai quali noi traiamo i prerequisiti disciplinari e metodologici. È un percorso che allarga gli obiettivi, cioè lo sguardo su tematiche afferenti all'obiettivo numero 3 dell'Agenda 2030, salute e benessere, trova connessioni con gli altri 16 obiettivi e in questo modo implementa quelli che sono i traguardi di competenza dell'insegnamento dell'educazione civica. Questo è arrivato nel giugno del 2020, praticamente un mese fa. Queste sono un'integrazione che dobbiamo fare al profilo delle competenze al termine del primo ciclo, come vedete la capacità di osservare la realtà in modo sistemico e integrato, comprendere il concetto di dato, individuare le informazioni corrette o errate anche nel confronto con altre fonti, si parla di etica della responsabilità, nella capacità di ideare e attuare azioni e comportamenti responsabili e sostenibili. Un'integrazione del profilo educativo lo faremo anche nel secondo ciclo, dove è più articolato, cogliere la complessità dei problemi politici, sociali, economici, scientifici, formulare risposte personali argomentate, rispettare l'ambiente, ma non solo conservarlo, migliorarlo con responsabilità, adottare i comportamenti più adeguati sulla sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente, compiere scelte che siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità Agenda 2030. Voglio invece soffermarmi sull'integrazione degli obiettivi di apprendimento, perché? Perché su questi obiettivi abbiamo articolato le 6 attività. In primo luogo, acquisire consapevolezza dei propri comportamenti alimentari, perché questo è un prerequisito per diventare poi consumatori alimentari sostenibili. E in secondo luogo, acquisire la consapevolezza di come le proprie scelte di consumatore possono orientare il mercato verso soluzioni sostenibili. Questo per evitare che si realizzi il contrario, e cioè che il mercato condizioni le scelte del consumatore. E si parla ancora della comprensione della biodiversità e di acquisire la capacità di interpretare criticamente le informazioni che riceviamo da diverse fonti. Siamo molto preoccupati dal fatto che i nostri ragazzi sono bombardati nei social da promozioni e da pubblicità di alimenti. E in questo contesto, allora, qual è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è sicuramente l'approccio IDSE come modello educativo di indagine, perché non ci basterà che i ragazzi comprendano le tematiche globali, ma che facciano un'interpretazione autentica di queste tematiche così complesse, che attuino una riflessione critica a partire dai propri comportamenti in merito a queste tematiche e auspicabilmente che poi traducono questa consapevolezza nell'adozione di comportamenti ecosostenibili. Il livello di inquiry sarà sicuramente strutturato o guidato a seconda dell'età, del segmento scolastico, della secondaria di primo o di secondo grado, ma non solo, dipenderà anche dalle esperienze didattiche e metodologiche che i ragazzi avranno comunque fatto precedentemente. E veniamo a questa idea del pensare come uno scienziato, ci porta ad un apprendimento efficace IBSE, perché? Perché partiamo dal problema. Ogni scheda che abbiamo predisposto introduce un engage, e quindi un problema al quale dobbiamo rispondere ad una domanda investigabile.
E questo sarà un engage che susciterà non solo curiosità e stupore, ma vogliamo suscitare una dissonanza cognitiva, perché sarà da quella dissonanza cognitiva che lo studente comincerà a costruire congetture, a confrontarsi con i pari, a prendere in esame anche possibili alternative, a pianificare attività di esplorazione, a consultare fonti affidabili, e questo è uno snodo nel percorso di istruzione dei nostri ragazzi. Perché devono imparare ad affidarsi a fonti affidabili, a saperle distinguere da fonti che affidabili non sono, per elaborare poi infine argomentazioni coerenti. Qui abbiamo una tabella di sintesi dove sono state descritte le attività con la domanda iniziale, le attività svolte dagli studenti, l'organizzazione della classe. La prima attività investiga sugli stili di vita a rischio, la seconda attività investiga il condizionamento della pubblicità, la terza attività investiga l'impatto ambientale dei cibi. Partiamo con la prima scheda dell'attività numero 1. L'engage chiaramente riporta, come dicevamo, una situazione problematica, e cioè che la dieta occidentale, sempre più ricca di alimenti industriali di origine animale, porta a delle patologie croniche. Che prefigura una futura mancanza di sostenibilità economica degli sistemi sanitari, quando invece esistono evidenze sempre più chiare che uno stile di vita sano potrebbe fare molto più della medicina tecnologica e degli interventi medicalizzanti. Si produce una tabella dove sono riportate le abitudini alimentari e gli stili di vita di quattro adolescenti intervistati, i quali hanno rilasciato nell'intervista le loro abitudini, quando fanno colazione, lo spuntino, il pranzo, la merenda, la cena, come vanno a scuola e cosa fanno nel tempo libero, per capire anche gli stili di vita, se sono attivi o sono sedentari. E tutto questo perché si vogliono sollecitare delle conversazioni, un problem posing: secondo te quale dei ragazzi intervistati si nutre in modo errato, quale dei ragazzi intervistati ha uno stile di vita poco attivo? Bisogna spiegare il perché. Questo deve appunto ingenerare un dibattito, un debate sulle diverse abitudini personali e sui diversi stili di vita, per arrivare ad una domanda investigabile. In che modo puoi verificare che la tua alimentazione sia di qualità e che il tuo stile di vita sia attivo? Stiamo rispondendo all'obiettivo di apprendimento, acquisire consapevolezza dei propri comportamenti alimentari per poter diventare così un consumatore alimentare sostenibile. Chiaramente diamo 5 minuti per la proposta individuale, 15 minuti per la proposta del gruppo. Se siamo in didattica a distanza, è auspicabile che questa modalità avvenga in sincrono e che il gruppo abbia la possibilità di collaborare alla proposta, alle tappe del procedimento con una scrittura collaborativa. Deve seguire assolutamente il momento di sintesi per tutta la classe, durante la quale tutti gli studenti accedono alle ipotesi, alle previsioni di tutti i gruppi, in modo tale che possano imparare dai lavori degli altri, sia che questi siano buoni esempi, sia che siano degli errori. E anche qui si auspica la modalità sincrona, dove ci deve essere sempre un confronto, un dibattito. E allora, come procede il percorso? Chiaramente i ragazzi, per esprimere un giudizio di valore sul proprio stile di vita, hanno bisogno di fare un'indagine, e questa volta l'indagine, la raccolta delle evidenze saranno delle evidenze di esperienza quotidiana, di scelta quotidiana di alimenti, no? Della loro vita. Un'indagine quindi sulla stile di vita settimanale personale, scrivendo un dettagliato diario alimentare dell'attività fisica. Come possiamo procedere? In un inquiry strutturato possiamo fornire noi dei grafici, delle tabelle che possono accompagnare, che possono guidare i ragazzi in questo percorso di investigazione. Questo ne è un esempio, è un grafico che è stato appunto compilato ed è l'orologio della fame. Quindi i picchi nei quali noi sentiamo fame durante le 24 ore, atteso che diamo degli indici allo 0. Corrisponde la sazietà, a 5 corrisponde il massimo della fame, e possiamo vedere in quali orari noi abbiamo questi picchi di fame e quanti picchi durante la giornata. Sarebbe interessante, è interessante,
correlare questo tipo di grafico con la qualità e la quantità di alimenti contenenti zuccheri semplici e vedere che il numero di picchi sale in corrispondenza dell'utilizzo, del consumo di alimenti molto ricchi di zuccheri semplici, perché sappiamo che abbiamo i picchi glicemici che Insulina. ci danno ripetuti sensi di appetito, di fame. E questi sarebbero anche sarebbe molto interessante approfondire anche sulla varietà dell'alimentazione che i nostri ragazzi hanno, o se hanno per esempio uno stile di alimentazione molto monotono. E questo perché? Perché vogliamo poi interpretare tutti i risultati, tutti i dati raccolti in un modello grafico di comunicazione che si chiama piramide alimentare personale. L'abbiamo articolata su 6 piani in cui sono disposti gli alimenti in base alla frequenza, di assunzione, ovviamente. Quelli da consumare più spesso sono la base, quelli che si consumano con moderazione sono in cima. Ogni studente potrà quindi elaborare la propria piramide alimentare in base alle proprie abitudini alimentari. Lo può fare con un software che il computer mette a disposizione. Ma io consiglio di utilizzare un'applicazione gratuita dell'Università La Sapienza di Roma, Istituto di Scienza dell'Alimentazione, che a questo link mette a disposizione appunto la piramide alimentare personale. Ci si registra con uno username e una password e inserendo quotidianamente tutti gli alimenti che si sono consumati, a fine settimana l'applicazione restituisce questo modello comunicativo, cioè la piramide alimentare del consumatore, di ciascuno di noi. Perché tutta questa modellizzazione? Perché abbiamo poi bisogno di confrontarla con il sapere scientifico nella fase dell'explain. Quindi andremo ad apprendere, ma questa volta in maniera investigativa, ciò che è le informazioni che vengono riportate nella piramide alimentare della dieta mediterranea, perché andremo a ricercare somiglianze e differenze con la piramide alimentare personale. Quindi è così che arriviamo all'approccio al sapere scientifico che in questo momento è consolidato. Questo ci darà l'opportunità quindi di poter rispondere alla domanda. Ovviamente sappiamo che la dieta mediterranea non è solo una selezione di alimenti, ma è l'espressione di un approccio al cibo, dove esistono la convivialità, la qualità degli alimenti, la biodiversità, il rispetto del territorio, gli alimenti a chilometro zero, e quindi sappiamo benissimo che il nostro regime alimentare dovrebbe basarsi principalmente su alimenti di origine vegetale, ma non mi dilungo su questo. Le fonti sono tante, le evidenze dei benefici sulla salute, sono moltissime. L'UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea patrimonio culturale immateriale dell'umanità, la FAO come modello alimentare sostenibile. Dal confronto emergeranno le criticità. Ogni studente potrà fare un confronto quindi con la piramide della dieta mediterranea e potrà trarre tutte le conclusioni del caso, potrà vedere quali sono le criticità nel suo modo. Questo perché siamo arrivati a quella consapevolezza del proprio modo di alimentarsi. E ovviamente da tutto questo deve scaturire una riflessione scientifica, cioè dal confronto dei vari modi di alimentarsi, viene fuori che esistono molti modi di alimentarsi, ma uno solo è il modo di nutrirsi. L'alimentazione è una serie di attività volontarie e coscienti, che noi con libero arbitrio utilizziamo per scegliere gli alimenti da consumare. Diversamente, la nutrizione è una sola. Gli alimenti in modo involontario e incosciente vengono digeriti nel tubo gastroenterico, i nutrienti vengono assorbiti, trasportati al fegato, i tessuti periferici vengono utilizzati. Quindi praticamente possiamo scegliere in vari modi di alimentarci, ma non possiamo scegliere noi come assorbire o non assorbire i vari nutrienti. Quindi la nutrizione dell'uomo dipende essenzialmente dalla sua alimentazione, dalla sua scelta di alimentazione, ed essendo un'azione volontaria e cosciente, può essere quindi influenzata dall'educazione alimentare. È questo che noi ci auguriamo che venga fatta come riflessione insieme ai nostri ragazzi.
Come procede il percorso? Analogamente si costruirà una piramide personale dell'attività fisica interpretando i risultati dell'indagine. Abbiamo anche qui predisposto un modello rappresentativo, comunicativo delle abitudini di vita dei nostri ragazzi. Questo perché potremo metterlo a confronto con la piramide dell'attività fisica messa a punto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E anche qui si apprenderanno le informazioni riportate da questa tabella, ricercando somiglianze e differenze con la propria tabella dell'attività fisica. Ovviamente dal confronto emergeranno criticità e possiamo così vedere se il nostro sia un nostro stile è salutare o meno e capire cosa va cambiato nel nostro stile di vita. Ovviamente gli effetti benefici dell'attività fisica sono molteplici, ma non solo fisici, ma anche psichici, e si passa così alla seconda attività. La seconda attività vuole fare una indagine sul condizionamento della pubblicità, rispondendo agli obiettivi, proprio quelli di acquisire capacità di interpretare criticamente le informazioni che riceviamo da diverse fonti. Partiamo da una situazione problematica. L'alimentazione rappresenta un importante fattore di rischio per errate scelte di consumo alimentari, incrementate talora da informazioni non corrette o contrastanti. La domanda investigabile è in che modo puoi verificare che le tue abitudini alimentari siano meno influenzate dagli spot pubblicitari? È intrigante questa domanda. Vedremo i ragazzi che cosa ipotizzano come percorso investigativo, chiaramente poi nel gruppo è una sintesi per la classe. Noi proponiamo un percorso di indagine sulla memorizzazione degli alimenti sponsorizzati. Abbiamo predisposto un modulo Google che mandiamo ai ragazzi e chiediamo di selezionare tre alimenti o anche tre bevande visti in pubblicità che sono rimasti più impressi nella mente. Quindi devono di getto compilare questo modulo Google e devono inviarlo. Su un campione rappresentativo potremo interpretare e organizzare questi dati statistici organizzando una piramide alimentare della pubblicità. Questo è il modulo Google che abbiamo predisposto. Ovviamente sapete che da ogni modulo Google si ottiene un grafico. Il grafico con i rettangoli è molto facilmente interpretabile. Il rettangolo più lungo sarà la base della piramide, il rettangolo più corto verrà messo all'apice della piramide. Tutti quegli alimenti che avranno la stessa altezza del rettangolo verranno sulla stessa linea, sullo stesso livello. In alternativa possiamo collegare il modulo Google con Google Data Studio, che è un software aggregatore di dati statistici, e utilizzare anche l'app per visualizzare la piramide come grafico a questo link onlinevisualparadigm.com, se vogliamo utilizzare appunto degli strumenti digitali. Perché la piramide della pubblicità? Perché anche qui faremo come dire, avremo consapevolezza del proprio comportamento alimentare ricercando somiglianze e differenze con la piramide alimentare personale e vedere se nella propria piramide personale ci sono degli alimenti su cui siamo condizionati e che abbiamo assolutamente ricordato con la pubblicità. In un secondo momento, la piramide della pubblicità la mettiamo a confronto con quella che è la piramide alimentare della dieta mediterranea, proprio per vedere quanto è scompensata e quanto invece non riporta la priorità che noi dovremmo darci, come abbiamo detto prima, con gli alimenti che fanno bene alla salute e che quindi, dovrebbero essere quelli più frequentemente consumati come consumatori, ecosostenibili. Concludiamo questo percorso con i punti chiave del cambiamento, cioè a questo punto riteniamo che ogni studente debba aver capito quali sono le criticità del proprio stile di vita e quindi elencare tutta una serie di cambiamenti che sono proprio prerequisiti per attuare poi degli atteggiamenti, dei comportamenti sostenibili. Concludiamo con l'attività 3. Abbiamo allestito anche in questo caso una scheda IBSE. In questa situazione problematica facciamo riferimento a quella data precisa che ogni anno viene calcolata in base a un apposito indice, in corrispondenza del quale l'umanità esaurisce virtualmente le risorse che la Terra è in grado di generare in quell'anno.
Si tratta dell'Earth Overshoot Day, letteralmente il giorno in cui la Terra oltrepassa il limite. Tutto quello che viene consumato in seguito costituisce un debito che l'umanità contrae con l'ambiente, utilizzando risorse che non verranno più rimpiazzate. Negli ultimi anni la data dell'Earth Overshoot Day cade sempre più in anticipo. La domanda investigabile quindi è: come posso diminuire il mio impatto ambientale attraverso il cibo? E chiaramente daremo 5 minuti per la risposta individuale, il gruppo e poi la sintesi per tutta la classe. Che cosa ci aspettiamo che questo possa suscitare? Che i ragazzi possano fare previsioni sui processi necessari per la creazione dei vari cibi. E quindi vogliamo innescare questa investigazione, questo processo di ricerca dei nostri studenti. E in un inquiry strutturato possiamo accompagnarli, possiamo guidarli con delle domande e secondo voi, per esempio, dando un elenco di alimenti, chiedere secondo voi quali sono gli alimenti con il minor consumo di acqua per essere proprio ottimi. Per esempio, partire dall'impronta idrica e farli ipotizzare e metterli in ordine magari di consumo di acqua. Oppure andare sulla piramide alimentare e dire quali alimenti della piramide necessitano di più acqua per essere prodotti. E sappiamo bene che oltre a questo noi vediamo che l'impronta idrica è minore rispetto a quella dell'origine vegetale, è minore rispetto a quelli di origine animale, perché gli animali vivono più a lungo, perché devono essere nutriti e idratati per diversi anni, e molta acqua serve a coltivare il mangime, il foraggio necessario a nutrire l'animale. E bisogna poi confrontare le loro ipotesi con quello che è il sapere scientifico, e qui vediamo la piramide capovolta della impronta idrica con una fonte affidabile del 2016, e questo proprio per acquisire consapevolezza. Analogalmente possiamo farli riflettere non solo sull'impronta idrica, ma anche sulle emissioni di gas serra, e quindi possiamo chiedere loro di fare un elenco di quegli alimenti che secondo loro sono responsabili di un aumento dei gas serra, che producono maggiore quantità, per esempio, di anidride carbonica, si chiama impronta di carbonio. Analogalmente possiamo chiedergli quali sono quegli alimenti che in quantità di terre e mare biologicamente produttivi hanno necessità di fornire risorse, l'impronta ecologica. Quindi diciamo possiamo ecco, sfruttare questi tre temi per creare questa idea di impatto ambientale dei nostri cibi. Chiaramente metteremo insieme tutte le loro congetture e le confronteremo con quella che è poi il sapere scientifico, questa doppia piramide che utilizziamo come strumento educativo e che è stata presentata in diverse conferenze scientifiche internazionali ed è stata pubblicata in numerosi libri e riviste. Ovviamente questa doppia piramide illustra la relazione inversa fra gli alimenti con un alto valore nutrizionale e il loro impatto sull'ambiente, ci offre una duplice valore, perché se da un lato ci dice che ci fornisce quegli alimenti che hanno un minore impatto sul pianeta, dall'altro è uno strumento di educazione al consumo, perché ci mostra che i cibi più consigliati per la nostra salute sono anche quelli con un impatto ambientale più ridotto. Bene, questo si presta ad un elaborate, ad un approfondimento problematico. Sappiamo che di questo passo avremo bisogno di un pianeta, virgolette, un pianeta Terra, virgolette, per sostenere la richiesta di risorse dell'umanità, e consumando in questo modo nel 2050, quando saremo 9,7 miliardi, di quanti pianeti avremo bisogno? Quindi possiamo diciamo, portare i nostri ragazzi anche a fare queste previsioni che aprono degli scenari sulle risorse che sono finite sulla Terra e che nello spazio dobbiamo ricercare. E nella fase dell'evaluate noi vogliamo che i ragazzi poi valutino i risultati di queste investigazioni e che appunto elaborino un prospetto sul basso impatto ambientale e sulla filiera produttiva dei cibi. E risponderemmo quindi poi alla domanda come posso diminuire il mio impatto sull'ambiente tramite il cibo con
con l'organizzazione di un menù sostenibile utilizzando solo gli alimenti più salutari, quelli più sostenibili. Quindi, se è vero che i ragazzi devono dare un contributo a diminuire l'impatto dell'impatto ambientale del cibo, possono farlo, ecco, attraverso un menù utilizzando solo gli alimenti più salutari. Questo risponde alla competenza, sviluppare la capacità di ideare, di attuare azioni di comportamenti responsabili ed ecosostenibili in materia di alimentazione. Finiamo con l'ultima problematizzazione. Ebbene, i ragazzi a questo punto avranno compreso la complessità del concetto dell'alimentazione sostenibile e vediamo di adottare un approccio multidimensionale e portarlo su tre livelli: livello ecologico, sociale ed economico della sostenibilità. Quindi, come possiamo contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 attraverso l'alimentazione sostenibile. E questo è in pratica la sfida che noi lanciamo dei ragazzi al termine di queste tre attività, quella di trovare un nesso, una connessione con tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030. I ragazzi cominciano ad ipotizzare, a fare delle mappe concettuali e poi noi chiediamo, ecco, un'argomentazione per ciascun collegamento. Un primo collegamento lo facciamo a livello della biosfera, quindi un livello ecologico, un impatto diretto appunto sulla vita sulla terra, sull'acqua pulita, sulla lotta contro i cambiamenti climatici e la vita sott'acqua, ma ci aspettiamo che ogni collegamento venga dettagliato e venga argomentato, almeno per i ragazzi della secondaria di secondo grado. Un secondo livello indiretto di relazione del cibo con 8 obiettivi dell'Agenda 2030 per la ricaduta sulla società, sull'aspetto della società. Un terzo livello sull'economia, un livello indiretto sull'economia, sui 4 obiettivi dell'Agenda 2030. Si viene a creare quindi questo modello a torta nuziale che mette in evidenza come il cibo lega tutti i goals dell'Agenda 2030. La fonte è del Stockholm Resilience Center del 2016. Bene, io mi fermo qui, questa è bibliografia e sittografia del lavoro e passerei la parola a Rossella Lupo. Va bene, io ci sono, posso condividere se tu Gabriella chiudi la tua? Sì, io prendo il documento, un attimo. No, ci hanno dato. Sì, ok. Ok. Vediamo un attimo se riesco a... No, non va bene. Allora, anche diciamo, questa mia presentazione è il frutto di un lavoro in team di tutto il gruppo che ha diciamo, definito più o meno su che cosa lavorare. E io sono Rossella Lupo, trovate la mia mail nel caso in cui qualcuno volesse diciamo, ritornare, chiedere o approfondire alcuni aspetti di questa presentazione. Al grande diciamo, argomento dell'alimentazione sostenibile, possiamo collegare due attività investigative. Che vi proponiamo? La prima è gli altri come fanno, puntano a far riflettere su quella che è una grande idea della biologia, che è quella della unicità di tutti i viventi nella dipendere dall'ambiente esterno per ricavare materia ed energia, con tante diversità di soluzioni, insomma. Tutti hanno questo bisogno, risponderanno in maniera differente. La seconda attività è sulle etichette alimentari e punta a far acquisire ai nostri ragazzi una capacità di interpretazione critica delle informazioni, soprattutto in questo periodo dove veramente prendono sempre più piede, cosa che diciamo, scandalizza un po' e mette in evidenza la mia quanto sono antica, la presenza degli influencer, che secondo me insomma, sono da
sono da prendere, da misurare in quella che è la loro influenza sui nostri ragazzi. Intanto parto con una riflessione sulla didattica a distanza, sulla mia esperienza. Io insegno nella scuola secondaria di secondo grado e nel momento in cui sono state chiuse le scuole è stato, diciamo, era evidente che la didattica tradizionale trasmissiva non poteva proprio andare bene, cioè andava ad amplificare tutti i limiti e quindi rendeva urgente ricorrere a strategie diverse. Quali sono gli aspetti negativi, peggiori, diciamo, peggiorativi della didattica a distanza? Intanto la mancanza degli occhi, no? La mancanza del feedback che riusciamo ad avere guardando i nostri alunni negli occhi e la noia di lezioni condotte davanti allo schermo che privavano dell'interazione tra i pari. La classe è come se fosse un superorganismo che ha un effetto positivo sugli apprendimenti. E poi l'altra considerazione è che sapere che tutta l'attività sarebbe stata valutata al di là dello schermo, quindi con una serie di aiuti, e io immaginavo, immagino gli schermi dei ragazzi nelle verifiche a distanza, le postazioni con tutti gli aiuti possibili e immaginabili, quindi sapere di dover sostenere un'interrogazione del genere diminuiva, andava necessariamente a ridurre l'impegno. La didattica a distanza comunque ha anche avuto qualche ricaduta positiva, intanto ha costretto a cercare strategie alternative ed a ottimizzare le soluzioni. Richiede al docente una cabina di regia più consapevole e richiede anche una strutturazione dei tempi della lezione più rigorosi e può utilizzare tutte le risorse della rete e strumenti informatici. Altra considerazione che voglio fare, che voglio condividere con voi, è che chi esercita l'IBSE, chi è diciamo, allenato a questo approccio all'insegnamento, si è trovato diciamo, avvantaggiato. Anche i ragazzi abituati a questa strategia didattica si sono trovati meglio perché il docente è abituato a curare la motivazione, l'engage, suddivide i tempi tra individuale e gruppo, riesce a gestire meglio nei tempi le lezioni, gli alunni sono allenati alla discussione e alla condivisione e poi prediligono la valutazione del procedimento oltre che del prodotto. Quindi, diciamo, come potrebbe essere trasposta un'attività in didattica a distanza? Si potrebbero immaginare tre fasi fondamentali. Una fase iniziale in sincrono, che può essere un'aula virtuale o fisica, dove c'è dedicata all'engage e alla ricognizione dei saperi e alla diciamo, elaborazione di una domanda che deve essere investigabile utilizzando video, immagini, notizie che possano stimolare la curiosità, il coinvolgimento, un brainstorming per acquisire conoscenze e anche misconoscenze. Il docente formula la domanda investigabile a partire da questa attività. Può essere anche, diciamo, proposta poi per un lavoro a casa. Nella seconda fase, nella fase centrale, possibilmente inserire un'attività laboratoriale anche da svolgere a casa con materiale semplice. Qui bisogna davvero inventare qualcosa. Possono essere davvero laboratori poveri, ma possono essere anche dei testi, dei documenti o delle ricerche importanti, storiche, fatte. In questa fase centrale il ragazzo, se a seconda del distanziamento richiesto, possono lavorare individualmente e poi condividere nei gruppi il loro lavoro. Queste attività laboratoriali possono essere assegnate dal docente oppure possono essere anche proposte dagli alunni. E nella fase finale vengono restituite alla classe i lavori individuali e di gruppo, con la presentazione e la valutazione dei lavori, discussioni e potrebbero emergere altre domande sulle quali poi sviluppare poi altre attività. Allora, per quanto riguarda le attività collegate all'alimentazione alimentare sostenibile, una prima è volta proprio a concettualizzare quello che è la dipendenza di tutti i viventi dall'ambiente esterno.
un concetto banale, scontato, però i ragazzi hanno bisogno di lavorare, di acquisire, di ragionare, di discutere, di interrogarsi proprio per arrivare ad una definizione più corretta della questione, anche per acquisire quello che è il metodo della scienza. La domanda potrebbe essere diversa a seconda del livello scolare dei ragazzi, perché andiamo qui sotto, sì, no, un attimo che sta. Ok, potrebbe essere, noi mangiamo così per una scuola primaria e gli altri come fanno? Per dare una risposta, osserviamo gli altri come fanno. Quindi, che cosa bisogna fare? Quale compito bisogna, dopo aver capito, aver diciamo, raccolto quelle che sono le idee ingenue, si chiede ai ragazzi di osservare, di condurre un'attività di osservazione e di documentazione in modo da capire come fanno gli altri, come mangiano gli altri e se mangiano. È necessario far lavorare i ragazzi su dei viventi. Questi viventi si possono trovare in casa e si può pensare a una caccia al tesoro per trovare dei viventi da osservare, a questo punto potrebbero essere conviventi oppure abusivi, oppure su immagini selezionate di viventi o di video. I viventi in vivo possono essere cercati, possono essere mosche, zanzare, formiche, ragni, muffe, piante. I ragazzi devono svolgere proprio questa fase di raccolta dei dati e la documentazione con foto da condividere sia nel gruppo. E poi si può pensare a degli strumenti come bacheche virtuali dove raccogliere tutte queste informazioni. E da queste osservazioni si fanno delle ipotesi sulla alimentazione o sul metabolismo, sui bisogni di questi viventi. Gli elaborati vengono discussi, condivisi e poi vengono validati magari consultando fonti attendibili. E è importante per abituare i ragazzi anche a riflettere sulla loro attività. I ragazzi è necessario che abbiano comunque un quaderno di scienze, un diario di bordo e sarà importante riflettere sulle difficoltà che sono state incontrate nello svolgere questo compito. Se sono state utili domande guida, perché noi sappiamo che osservare senza dare delle indicazioni precise non ha un senso, diciamo non è produttiva come attività. Poi è importante anche farli riflettere su che cosa hanno basato le loro ipotesi, cioè quali indizi, e poi è importante anche scegliere come verificare e valutare l'ipotesi. Vado un po' più velocemente perché abbiamo un'altra presentazione di Antonella, comunque si possono presentare delle immagini di viventi e a seconda diciamo, dell'età sarà interessante magari mettere anche dei batteri, dei virus o animali particolari e portarli a riflettere magari sull'apparato boccale, sulla nicchia ecologica e con dei collegamenti anche ai meccanismi dell'evoluzione. Anche gli animali da compagnia possono essere una risorsa, possono essere oggetti di laboratorio. In questo caso si può pensare di fare dei gruppi, di organizzare la classe in gruppi e ogni gruppo adotta un animale di un ragazzo e sì, come al solito si prepara una scheda dopo l'osservazione e si condivide in modo da evidenziare differenze e analogie e per arrivare poi a distinguere anche tra alimentazione e nutrizione. Domande guida possono essere diverse e servono per poter dare poi la possibilità di riflettere, di condividere i lavori dei gruppi. E può essere interessante portarli lavorare ad analizzare la bocca e vedere se hanno dei problemi nella sfera alimentare, che cosa dice il veterinario, intervistare chi si occupa dell'alimentazione di questi animali da compagnia. Immagino il pesciolino, la tartaruga, l'uccellino, insomma, o animali, il cane, il gatto, animali anche più, il coniglio, animali più esotici anche. E anche dalle piante, dall'osservazione delle piante, può venire fuori un contributo importante, perché le piante mangiano, di cosa hanno bisogno per vivere e si possono, anche questo regno ci presenta un'estrema varietà.
In questo caso sempre avremo una fase di engage, il compito di osservare proprio per raccogliere degli indizi su che cosa serve alla pianta, e poi alla fine di questa condivisione può venire fuori una domanda investigabile che potrebbe essere questa: le piante si nutrono solo di acqua? Ipotizzo un procedimento di verifica per dimostrare la tua ipotesi. Questo procedimento potrebbe non essere realizzato per problemi di tempo, però diciamo già il fatto di discutere, di delineare, di mettere a punto un procedimento affina proprio delle competenze scientifiche. Sono tanti i collegamenti che si possono fare. Velocemente vi presento l'altra attività sulle etichette degli alimenti, perché c'è veramente grande caos, diciamo, c'è un bombardamento che a volte non ci fa scegliere in maniera razionale l'alimentazione, per poter poi, ricollegandomi alle attività precedenti, esprimere un giudizio sulla propria alimentazione. Bisogna sapere che cosa si mangia, e quindi bisogna andare a saper leggere le etichette. Sono tante le mode che vengono proposte dagli influencer di turno. Nell'engage nasce proprio: posso dare un giudizio da questa domanda? Posso dare un giudizio di qualità alla mia alimentazione? Se il fabbisogno nutritivo è stato già acquisito nelle attività precedenti, si lavora sull'apporto nutritivo. Si può presentare una scheda. E si chiede ai ragazzi, non c'è il tempo ovviamente per farlo insieme, di scrivere quali sono le informazioni che devono essere riportate sugli alimenti, attività individuale e di gruppo, e poi la domanda, come si risponde a questa ipotesi che è stata fatta, cioè che cosa dovrebbe contenere. Si vanno a scegliere, si fa una caccia anche qui in dispensa, tesoro in dispensa, quindi un'attività laboratoriale su materiale facilmente povero. Si vanno a leggere le etichette di alimenti che siano freschi o che siano diciamo nelle dispense, e poi si vanno a confrontare. Si vanno diciamo, a descrivere le informazioni riportate su tutte le etichette. C'è la possibilità quindi di verificare le proprie ipotesi, c'è la possibilità di parlare anche di pubblicità ingannevole, di capire che ci sono degli istituti che ci proteggono. Scusate, vado velocemente perché il tempo scorre. C'è una normativa di riferimento, queste sono le informazioni obbligatorie, le informazioni facoltative. Può essere un punto di partenza questa attività per affrontare poi il capitolo sulle molecole organiche, e arrivo qui a queste due tipologie di alimenti particolari e integratori: yogurt e fermenti lattici, di cui vi parlerà Antonella. Scusatemi se sono stata un po' troppo, se mi sono dilungata. Antonella? Eccoci qui alla presentazione, grazie mille Rossella per la presentazione e per aver cercato di combaciare gli ultimi minuti concentrandoli. Adesso credo sia il turno di Antonella di Adira. La presentazione è qui. Ops. Pagina 1. Prego, Antonella. Antonella, io non ti sento, non so se gli altri ti sentono. Non ti sentiamo. Nessuno sente, Antonella. So se. In ogni caso dico a tutti che Stiamo problemi. chiaramente ci sono problemi, Antonella, evidentemente. In ogni caso tutto questo materiale, anche la presentazione di Antonella, sarà disponibile a tutti i corsisti, quindi anche se lei non riesce, dato i tempi, speriamo, provo a chiamarla.
Ecco, forse ora mi sentite? Mi sentite? Perfetto, Antonella, sì, Sì, qui ora ti ti sentiamo, vai, vai. Sì, vai, grazie. sentite? Sì, ti sentiamo, sì, vai. Antonella, parla. Pronto? Mi sentite ora? Antonella, Posso ti parlare? Mi sentiamo, sì, sentite? forte e Sì. chiaro. Allora, se Sì, mi dite sì prego. in chat, ok. Sì, vai. Allora, buonasera a tutti. Quindi l'ultima parte, diciamo, del nostro percorso ha l'obiettivo di rivedere in chiave IBSE dei vecchi percorsi che sono stati, in particolare uno che è stato realizzato per l'INDIRE insieme ad Anna Lepre nel 2012 per l'educazione scientifica, ma fondamentalmente, diciamo, è rivisto si divide fondamentalmente in due parti che non potrò descrivere tutte, però è molto coerente anche con quello che ha detto Isabella e che ha detto Vanna. Quindi la prima parte, sono d'accordo con Isabella sulle sue riflessioni sull'IBSE e sull'Inquiry, e quindi la prima parte tende fondamentalmente a valorizzare l'Inquiry, e la seconda parte invece la modellizzazione, la concettualizzazione e l'astrazione in merito alla microbiota intestinale. Quindi a questa comunità microbica, noi siamo organismi ma siamo anche ambienti, e quindi ospitiamo questi microrganismi che stabiliscono tra di loro e con noi delle relazioni che seguono proprio tutte le relazioni dei sistemi ecologici, anche a larga scala. Quindi partiamo sempre dalle etichette, yogurt e fermenti dappertutto e per tutto, e guardate, l'Activa addirittura 4 miliardi di probiotico, 20 miliardi di Lactobacillus casei dell'Actimel, e invece 50 miliardi di tutti e tre, bifido, streptococchi e lattobacilli, comunque fermenti vivi. Per quanto riguarda il microbiota intestinale, nei motori di ricerca dal 2012 ad oggi c'è di tutto, anche articoli scientifici liberi e consultabili molto interessanti. E la cosa, quindi noi possiamo partire con questa attività che poi i ragazzi possono fare anche a casa, quindi per la didattica a distanza è molto utile. Noi siamo partiti da due yogurt. Abbiamo invitato i ragazzi a leggere le etichette, ma in particolare dove i nutrienti, i valori nutrizionali non sono importanti da un punto di vista calorico, ma come quei nutrienti che poi daranno struttura, diciamo, all'alimento, e gli ingredienti dove vediamo da una parte fermenti lattici vivi e licita e dall'altra parte solo fermenti lattici. Allora, sicuramente si può pensare a un inquiry strutturato al minimo, ma sicuramente questa attività si presta anche a casa e a distanza a fare un inquiry guidato e addirittura anche aperto, se chiaramente gli studenti sono studenti che hanno un minimo di expertise. Quindi la domanda è: come posso verificare e dimostrare attraverso un'investigazione che i fermenti lattici dello yogurt sono vivi? È diverso da dire che cosa sono i fermenti lattici, che cos'è lo yogurt e quale differenza c'è tra l'uno e l'altro. Quindi, come al solito, le fasi dell'IBSE. E quindi nella proposta dovrei indicare materiali, procedimento, ipotesi, previsioni, risultati attesi, controllo se le previsioni corrispondono con i risultati attesi, il Padlet o il Google Form è anche molto utile. Quindi noi immaginiamo praticamente questo setting di laboratorio con i controlli, non mi soffermo per via del tempo. E i risultati? Beh, i risultati è che ovviamente prendendo un cucchiaino, due cucchiaini di yogurt di diversi tipi, abbiamo detto, e mettendo un cucchiaino, due cucchiaini in 100-150 ml di latte, ovviamente i batteri si riproducono, i fermenti si riproducono, acidificano il latte, la caseina del latte precipita, e quindi chiaramente si ha anche questo. Allora, procediamo con altre investigazioni. Qui abbiamo in un integratore biologico 8 miliardi di cellule vive, c'è anche l'inulina. Dalla lettura delle etichette, dalle ricerche, si capirà che l'inulina, che è un polimero
fondamentalmente del galattosio e dell'acido galatturonico, serve da nutrienti a questi batteri. Dobbiamo essere sicuri che una volta introdotti questi possano avere anche da mangiare. Anche questa è una domanda, come dire, investigabile, che permette un'investigazione. Abbiamo fatto l'esempio anche di altre bevande, latte di soia, oppure questa bevanda al cocco. Chiaramente l'esito della struttura dell'alimento è diverso perché questa è proteine zero. Quindi ancora, vediamo con l'antibiotico. Quando si ha una tonsillite, magari si dà la terapia antibiotica, poi si danno i fermenti lattici. Ma vediamo davvero questo antibiotico. Inibisce la crescita dei batteri, questi erano degli antibiotici anche scaduti, in realtà laddove è stato messo l'antibiotico c'è, come dire, inibizione della crescita microbica. Questo invece è un fermento per uso animale, il risultato è stato sempre lo stesso. Indagare sul pH, cambierà il pH del latte durante la fermentazione fino ad arrivare allo yogurt. Ancora, vediamo, poiché qui nella descrizione uno come dire, degli yogurt tanto pubblicizzati come probiotico, allora il probiotico è interessante perché innanzitutto passa la barriera a pH acido dello stomaco, ma poi perché fa un effetto biofilm sulla parete intestinale, quindi la protegge e poi produce acidi grassi a catena corta. Ma io come posso verificare che un probiotico resiste al pH dello stomaco? Ecco, l'indicazione qui lasciamo aperta la questione. Quindi, insomma, riteniamo che possa essere veramente qualcosa di investigabile anche a casa e segua un po' come dire, l'idea di fondo dell'inquiry. Quello che vi dicevo a proposito degli ospiti dell'intestino, vado veloce, mi piaceva farvi vedere questa immagine. Cioè, non so se vi ricordate, nel piano IS si rifletteva molto sulle dimensioni spaziali e temporali. Nell'intestino, così come negli altri distretti corporei, noi abbiamo un ambiente a piccola, cioè un ambiente di piccola dimensione e a piccola scala. Quando c'è un incendio in un bosco, per ricostituire il climax occorrono un certo numero di anni, da 25 a 50, e nell'intestino una diarrea o una terapia antibiotica porta a zero e quindi si tratta di ricostituire un po' l'ambiente intestinale. Quindi mangiare bene significa fare questo ragionamento di tipo sostenibile. Biorelatività dell'ambiente perché? Perché i batteri lattici che fanno il biofilm, se nell'intestino alcuni ceppi fanno l'effetto barriera, sul dente provocano la carie, perciò è importante lavarsi i denti. E guardate le nuove proposte di dentifrici e anche di gomme da masticare. Sono gomme con aggiunta di probiotici. Possiamo pensare a una investigazione. La differenza tra microbiota e microbioma, il microbioma è tutto il genoma che abbiamo a disposizione, e qui, come appunto riferendomi a quanto ha detto anche Vanna, e qui ci sono tutti come dire, delle problem solving, leggendo delle etichette di vari tipi di probiotici, perché uno deve essere 8 miliardi più l'inulina, l'altro 24 miliardi, chi va bene per la diarrea, chi va bene per ristabilire, come dire, un equilibrio a livello intestinale. Io poi perché una mela al giorno toglie il medico di torno? Perché nella mela c'è la pectina può nutrire i batteri dello yogurt, è una buona associazione. Ci sono vari riferimenti a quello che c'è a livello internazionale. Ecco, il lavoro di Isabella Fermenti di vita, io l'ho letto, è interessante e quindi voglio dire, si inquadra l'ecologia microbica, è fondamentale perché rimanda alle biotecnologie e quant'altro, e quindi a tutti noi quindi il piacere di fare esperimenti quest'estate, il piacere della scoperta, della ricerca, dell'investigazione. Grazie a tutti e niente. Ecco, io ho terminato. Allora, io ho scritto in chat quello che vi dico a voce.
E niente, veramente penso che abbiamo fatto di necessità una grandissima virtù. Sono veramente molto contenta dell'enorme ricchezza delle presentazioni. Quindi penso che ce ne andiamo tutti con la valigia pienissima. Ancora ringraziamenti, farei un applauso a Mattia. Non so se riusciamo a fargli un applauso, non ho idea. Quindi affrontiamo Grazie. questo tempo di pensiero e di riposo, possibile riposo, e speriamo di abbracciare Mattia un giorno in uno dei nostri corsi. Penso che glielo dobbiamo. Grazie ancora a tutti e buona estate. Grazie. Buon'estate a tutti. Allora, quest'ultimo Distance Learning Event è finito. E vi ringrazio a tutti per l'attenzione e ringrazio tutte le presentatrici per l'enorme lavoro che hanno fatto e ovviamente ringrazio pure Anna e soprattutto Anna per essere stata disponibile all'organizzazione di questi Distance Learning Event. Per cui abbiamo terminato, grazie e buon'estate.